abbiamo vinto una battaglia contro 220 soldati, una cosa unica in Italia. Questo risultato che abbiamo ottenuto del 48% sicuramente è un risultato che per noi era insperato, perché veramente è stata una battaglia importante. Adesso siamo chiaramente con il mio collega Scaramucci, che dobbiamo venire da voi e dire chi può lavorare per voi per il futuro. Noi l'abbiamo già dimostrato, abbiamo un progetto importante già avviato, la città completamente nuova, e siamo alla partenza di un progetto completamente nuovo, e siamo certi, abbiamo avuto la conferma, che questo risultato del 48% è veramente una fiducia che ci avete dato, che non abbiamo dubbi che fra 15 giorni ce la riconfermerete e avremo tutti quelli che sono stati portati con un'alchimia per merito nostro, ovviamente, perché chiaramente se non eravamo capoluogo, che chiaramente dall'altra parte dicono che è uguale, se non eravamo capoluogo noi avremmo votato con 12 candidati, ogni candidato sindaco, e chiaramente noi saremmo stati enormemente favoriti. Ma adesso chiaramente noi combatteremo ad armi pari, e chiaramente noi pensiamo che i cittadini ci vogliono confermare questa fiducia che ci hanno dato in questa tornata elettorale. Buonasera a tutti, siamo qui questa sera in Piazza della Repubblica alla fine dei scrutini del voto dell'8 e del 9 di giugno. Noi vi ringraziamo per aver dato un sostegno al progetto per la città che verrà. Gli Urbinati hanno dato un segnale chiaro: è finito un ciclo. Gambini ha perso più di 800 voti rispetto a 5 anni fa. Noi vi chiediamo di impegnarvi ancora per tornare il 23 e il 24 di giugno a dare un sostegno al nostro progetto, alla nostra coalizione, per poter dare una nuova amministrazione a questa città. Vi aspettiamo.